Bene ragazzi, oggi andiamo ad affinare la guida in qualche passaggio tecnico. Qui abbiamo Marco che si sta preparando. Sei pronto Marco? Sì, dai, controllavo la bici, ma è perfetta, è in ordine, quindi... Ok, ottimo, perché oggi niente scuse? No, no, niente scuse, però chiamiamo anche Diego, dai, che lui è uno che non si tira mai indietro. Ok, va, meglio così, andiamo. La regolazione del SAG. No ragazzi, devo regolare il SAG. Il calo di zuccheri. No ragazzi, c'ho un attimo un calo di zuccheri. Tieni Ale. La mangio giù che tanto mi fa effetto dopo. Calo di zuccheri ragazzi, scusate. La partenza da fermi. Uè, va là che bel panorama. Oh c***o. Ragazzi, qui ripartire da fermi non è semplice. No, è troppo difficile. Tanto non c'è nessuno, non mi ha visto nessuno. Il vento. Ah, però! No, ragazzi, con tutto questo vento, la contropendenza mi butta all'esterno. Meglio non rischiare che domani lavoro. Le protezioni. Oh, bello qua, ragazzi, però senza mentoniera... Meglio di no, cioè, ho sempre fatto, Però, senza la mentoniera... Il formicolio. No, ragazzi, stamattina sono svegliato con il braccio un po' informicolito. Non vorrei che nella compressione... Ma ne ho fatti, Cioè, questo è un niente. Bastardi. Ok, queste erano le 6 scuse del biker quando si trova un po' in crisi, no? Sui punti un po' più tecnici. In difficoltà, esatto, le più tipiche, diciamo. Però non sono tutte, quindi fateci sapere anche voi nei commenti quali usate e quali sentite dire anche. Esatto. E cogliamo anche l'occasione per ringraziare il nostro amico Alessandro Chiodi da Bergamo, che ha partecipato al nostro quiz su Instagram qualche settimana fa, in cui c'era da indovinare sostanzialmente la marca e il modello di un copertone. Lui ha prontamente indovinato sia marca che modello, quindi grazie Alessandro, continua a seguirci. Da Alessandro e Marco di MTB360 è tutto. Alla prossima. Ciao. Ciao. Esatto, e fateci sapere quali usate anche... No, aspetta. Lasciate un commento qui sotto al video su... No! Per indovinare il copertone di una bicicletta. E ha indovinato... Sto dicendo delle parole? Sto sentendo. Quali usate? Che c***o ridi?